ascoltami, io ho ricominciato a fare il Lego grazie a mia figlia e mi sto divertendo tantissimo, quindi bisogna andare assolutamente a vedere la mostra in Santa Maria della Pietà, in programma fino alla fine di questo weekend, quindi mattoncini all'ombra del Torrazzo, eccola qua la locandina con l'area esposizione, l'area gioco pick and build e l'area mercatino. Abbiamo qui uno degli organizzatori di Cremona Bricks, buongiorno Ugo Carminati. Buongiorno. Buongiorno. Io Ugo ti ringrazio perché tutti, e voglio sfidare chi non ha mai giocato con i Lego. Tutti. Tu con questa mostra fai contenti i bambini, però tutti. Fai contenti anche i genitori o chiunque, perché si ritorna un po' bambini venendo da voi a vedere, tra l'altro, un'esposizione meravigliosa. Sì, e inoltre tutti quelli che come me sono non esattamente più bambini, trovando tanti non bambini che giocano con Lego, capiscono che si può ricominciare a giocare con Lego senza essere magari additati come matti o simili. Diciamo che chi ha iniziato come me qualche anno fa ha dovuto qualcosina superare a livello di mogli, a livello di genitori, fidanzate, ma adesso insomma il gruppo si è consolidato e quindi riusciamo abbastanza a resistere. Tra l'altro io chiedo alla regia di mandare in onda proprio una delle immagini che abbiamo realizzato lo scorso fine settimana per il primo weekend d'apertura. Tra l'altro, solo pensate, fra sabato e domenica 8.000 persone hanno visitato questa esposizione, molto successo anche durante la settimana, cioè si parla già di, avete già superato i 10.000 e noi incrociamo le dita, secondo me raggiungiamo i 20.000 anche quest'anno. Sì, è plausibile, perché comunque lo scorso fine settimana 8.000 persone sono state, le abbiamo praticamente contate, abbiamo un sistema abbastanza affidabile. Questo fine settimana il successo che ha avuto questi giorni, anche di pioggia, ma malgrado tutto era sempre pieno, soprattutto l'area gioco dei bambini, insomma ci contiamo, saranno un sabato e una domenica per noi molto intensi e molto importanti. Siamo pronti e anzi vediamo l'ora di arrivare a domenica sera con questi risultati. Anche perché ricordiamo, c'è una parte dove state appunto ammirando le immagini e dove ci sono appunto delle cose già realizzate, delle cose molto particolari, dopo magari entreremo nello specifico, perché ci sono, oltre ai classici, dal Guerre Stellari alla Tour Eiffel, a questo meraviglioso trenino che gira, che non so quanti migliaia di mattoncini avete utilizzato, ma poi entreremo nello specifico. Però ci sono delle cose dedicate anche proprio a Cremona, quindi c'è lo Stadio Zini con i giocatori e quando, però la cosa bellissima è che c'è anche proprio un'area giochi dove i bambini possono costruire dei Lego. Questo qua è l'omaggio a Mondonico. Questo è l'omaggio a Mondonico, ecco. Durante la partita Cremonese-Germania. Quanto lavoro c'è stato dietro tanto a questa esposizione? Quando avete iniziato a montare tutti i pezzi? Le verità sono due. Abbiamo iniziato a montare giovedì pomeriggio, però siamo alla 7ª edizione. E di fatto anno dopo anno non viene distrutto nulla. Diciamo che durante gli altri 11 mesi e mezzo c'è una rielaborazione continua. Noi abbiamo anche un sistema di logistica che è ormai diventato complicato, ma che ci permette d'un anno con l'altro di riproporre quello che avevamo proposto l'anno prima, certamente elaborato, certamente modificato. E quanto ci abbiamo messo? Sono 7 anni oramai, esatto, che ci lavoriamo in continuazione. Quindi sono 7 anni di lavoro. Sono 7 anni di lavoro e tanti anni di Lego custoditi negli armadi, finché siamo riusciti a fare outing e a tornare bambini. A partire dal tavolo vintage anni 80, dove la tua cravatta e la tua maglietta starebbero benissimo, ma diciamo che è bello vedere i genitori che portano i bambini trovano il Lego per giocare, i genitori trovano il Lego col quale hanno giocato 20 o 30 anni fa. E chi è bambino? Tutti. Tu senti personalmente quanto Lego hai? Cioè quanti sacchi di Lego hai? Spero che la mia signora non sia collegata, non stia guardando la TV. Che è una stanza segreta. Abbiamo ho in casa una stanza appositamente dedicata, qualcosina in garage, qualcosina da mia mamma, un po' in ufficio, poi non lo so. Non racconti più. Tanto, non si conta più.
Senti, questo weekend però avete deciso di aggiungere anche qualche pezzetto nuovo, giusto? Sì, perché di fatto alcuni espositori ruotano o il primo o il secondo fine settimana e abbiamo la gioia di ospitare un ragazzo delle Marche, un nostro amico, Cremona Brica, iscritti da Torino a Roma, quindi oramai siamo andati oltre i confini della città, che ha costruito un campo da baskin. Sappiamo che il baskin a Cremona non è una cosa secondaria, anzi è fondamentale, è importantissimo. Certo. Lui ha voluto fare un omaggio alla città, ce lo sta portando, domani mattina verrà montato, ci ha anticipato qualche foto, è un gesto molto bello, e domani, per chi vorrà vederlo, diciamo che da metà mattina in poi sarà pronto. Ma in realtà quest'anno gli omaggi alla città sono stati diversi, lo stesso omaggio a Mondonico abbiamo voluto esprimerlo. Questo perché se Cremona Brica oramai è arrivato, facciamo anche qualche esposizione all'estero, quindi oramai siamo oltre i confini italiani, però siamo partiti da Cremona, eravamo 7 cremonesi al momento fondativo, la nostra manifestazione più importante è comunque questa, il comune di Cremona ce lo permette, il sindaco va ringraziato con tutti i suoi funzionari che ci hanno permesso di rinnovare questa manifestazione. Già parliamo dell'anno prossimo, quindi ve lo annuncio. Sì, beh, certo. Però insomma, per noi Cremona resta il punto di partenza e il punto di arrivo. Tutto quello che facciamo durante l'anno in realtà parte da Cremona e arriva a Cremona. Si vede nell'elaborazione che tutti gli anni mettiamo sul tavolo. Anche perché questo è diventato un appuntamento, come dicevi, accennavi tu, attesissimo, importante sia da Cremona, quindi per quanto riguarda la provincia, ma anche dal punto di vista regionale, se non appunto sta anche crescendo dal tanto. Sì, sta crescendo. Noi abbiamo visitatori che arrivano da ovunque. Esatto, quello è la cosa. Forse qualche anno fa le mostre Lego erano poche, e quindi il numero basso di manifestazioni faceva spostare persone esclusivamente per questo motivo. Adesso che le mostre sono diventate tante, perché comunque il successo è chiaro, è palese, bisogna alzare un pochino l'asticella della qualità, sia organizzativa che di quanto viene esposto. Beh, voi avete comunque una credibilità che vale appunto, che vale appunto 7 anni. Sì. Di continua crescita, di continua crescita. È già questo una grande... Questo è anche il risultato di 150 iscritti che lavorano tutto l'anno. Esatto, stavo chiedendo quanti siete. Siamo in circa 150 e devo dire questo, durante i giorni della manifestazione i miei bambini, perché siamo tutti bambini alla fine, stanno continuando a montare, smontare, costruire, aggiungere, spostare. Devo dire che ogni 10 minuti cambia qualcosa, ma perché sono lì che presidiano, perché c'è qualche indisciplinato, e però giocano, giocano continuamente e l'elaborazione continua. È passione e va bene così. Devo dire che il grazie dei genitori, perché togliamo i bambini dagli schermi e li mettiamo a fare un gioco manuale, è continuo. E vedere un padre e un figlio che giocano insieme, non per un videogioco, ma perché mettono insieme dei pezzettini di plastica, ma in realtà poi davvero, puoi dare spazio alla fantasia così, in un modo pazzesco. Sì, infatti molte costruzioni dell'area gioco... Ma tu giocavi a Lego, Nicoletta? Sì, da piccola, però adesso sto ricominciando con mia figlia. Sì, infatti molte costruzioni dell'area gioco non le abbiamo smontate per recuperare mattoncini, perché ne abbiamo 18.000 a disposizione dei bambini per giocare, però sono comunque pochi. Però alcune costruzioni le abbiamo tenute perché sono talmente belle che sono finite sul tavolo in esposizione. Domenica sera purtroppo le smonteremo. Però devo dire che questa area gioco sta diventando, oltre all'esposizione di quanto noi abbiamo realizzato, il vero perno della manifestazione, perché i bambini vengono lì a giocare, i genitori vengono lì a giocare. E non si capisce chi dei due, genitori o figli, si diverte di più. Esatto, le mogli che recuperano i mariti o esatto, i mariti. I tavoli e le seggiole sono a misura di bambino. Probabilmente l'anno prossimo ci vorrà qualcosa a misura di adulto. Sì. Però insomma si vede che giocano padri e figli, madri e figli. E anche un altro ostacolo che era del mondo Lego, cioè un gioco molto maschile. Sono uscite alcune tematiche come le Friends che hanno portato tutto al mondo, al 50% del cielo, no? Al mondo femminile, a giocare ed è veramente bello. Abbiamo superato anche questo ostacolo, diciamo. Qual è l'ambientazione che suscita più interesse?
dipende allora, dalle passioni. Allora, questo dipende dalle passioni. In realtà io ho la passione siti e treni e si vede, la città e il treno è la parte più grande, e in quanto la più... e lì, solo lì, collaborano 60 soci per realizzare questo diorama city, che ci è costato un giorno e mezzo di lavoro e un'oretta di fatica al presidente, perché non si riusciva a chiudere il giro di un treno, perché insomma c'erano alcuni problemi. Non è facile incastrare tra di loro 1000 basi, ma devo dire che questa enorme città suscita stupore da parte di molti. Quest'anno ci siamo impegnati, abbiamo rifatto le strade, abbiamo fatto le ferrovie, abbiamo fatto tante piccole ambientazioni. Insomma, è stato un lavoro che è costato un paio di mesi di sabati pomeriggio tutti assieme. E per fortuna che il club ha risposto e abbiamo costruito tantissimo ed è tutto esposto. Ugo, ricordiamo gli orari per visitarvi. Oggi 15-19, sabato e domenica 10-19, in orario continuato. Venite presto, venite nella pausa pranzo, perché temo, spero, tutte e due, ci sarà un po' di folla, ma va bene così. Spazio ce n'è, spazio bene, ce n'è e tanto. Faccio un invito, come l'ho fatto anche la volta settimana scorsa, lo rifaccio a tutti gli amici che ci seguono da fuori provincia: venite a Cremona, fate un bel giro in centro, andate a vedere il Torrazzo, il Museo del Violino, e poi approfittate di questa mattoncina all'ombra del Torrazzo che si chiude questo weekend. Grazie mille e grazie, complimenti, a voi. E buon lavoro per la prossima edizione. Io te dico già l'anno prossimo. L'anno prossimo. Grazie a Ugo Carminati. Vado in cucina a vedere come è il nostro